Maria De Filippi è furiosa e con ragione. La conduttrice pavese, solitamente riservata sulle sue questioni private, ha deciso di fare un'eccezione. Durante una trasmissione su RTL 22.5 ha rivelato di aver denunciato una persona che ha diffuso fake news su di lei tramite i social. Questa persona ha affermato che Maria avrebbe sottratto l'eredità di Maurizio Costanzo a suo figlio Gabriele e agli altri figli del giornalista, cosa totalmente falsa. Al contrario, Maria ha rinunciato alla sua parte di eredità per lasciarla ai figli del suo ex marito. Diceva strate serie, un sacco di palle su di me. L'ho querelato, c'è un limite a tutto, ha tuonato la regina Mary. Wanda Nara è incinta del nuovo compagno elegante? Questa notizia è stata data per certa dai media argentini, ma la showgirl l'ha smentita. Tutta una bugia. Quello che è vero però è la fine del matrimonio con Mauro Icardi, con Wanda che avrebbe addirittura denunciato l'ex marito per violenze di genere. Diva e donna ha sostenuto che Ilari Blasi aspetta un figlio da Bastian Muller, ma la coppia non ha confermato né smentito la notizia. Gabriele Parpiglia ha bollato tutto come fake news. Per Lazza e Greta Orsinger, invece, la cicogna è appena arrivata con la nascita del loro primo figlio, chiamato Noha. Grazia Sambruna ha raccontato che un informatore sul Grande Fratello ha rivelato che sono stati usati ben 12 preservativi in soli 7 giorni, con i nomi di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato coinvolti. Flavio Briatore ha smentito di aver risposto a Elisabetta Gregoraci, mentre Stefano De Martino si è circondato di collaboratori per preservare la sua privacy. Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati dopo un anno e mezzo, mentre Jacqueline Luna Di Giacomo è pronta a partorire a New York. Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato un accordo sulla gestione dei figli, con il rap.